In questi giorni al centro sportivo dei Pratimini, alle Fiorine di Clusone, è apparso un cartello che riporta che la struttura è stata intitolata a Vittore Lazzarini. Sì, abbiamo messo il cartello e l'intitolazione ufficiale avverrà il 24-25 di settembre in occasione dei campionati nazionali. È un giusto riconoscimento, tanti hanno lavorato, ma quello che ha inciso più di tutti è stato Vittore Lazzarini perché lui era interessato a fare qualcosa per i giovani del nostro territorio e avevamo individuato che per i giovani poteva essere una cosa interessante avere questo centro di atletica che pochi hanno, non è una roba molto diffusa e per cui abbiamo lavorato per poter raggiungere questo obiettivo. Sicuramente, come ho detto prima, hanno lavorato in tanti, però quello più determinante, proprio anche per la sua voglia, non mollava mai un giorno, non mollava mai una settimana, che lui non arrivasse proprio per chiedere, per informarsi sull'andamento dei lavori, eccetera. Per cui, grazie a Vittorio Lazzarini, in tanti magari giovani non lo conosceranno, ma sicuramente lui ha fatto tanto per i giovani del nostro territorio. Questa richiesta, lo ricordiamo, era arrivata da un gruppo di ex atleti della società Olimpia Comunità Montana Valle Seriana Superiore, capitanati da Mario Poletti. La comunità montana l'ha accolta. Sì, molto volentieri, nel senso che si pensava di fare qualcosa, ma questa occasione è stata raccolta al volo e diciamo che Vittorio Lazzarini la meritava proprio, siamo stati felici di ricevere questa lettera, abbiamo risposto di sì, abbiamo solo richiesto la tempistica giusta per poter fare questa inaugurazione. Abbiamo passato 2 anni tra Covid e quant'altro e per cui abbiamo impiegato un po' più di tempo rispetto a quello che si pensava. Abbiamo concordato anche con il sindaco di Clusone che l'inaugurazione poteva essere fatta nel momento in cui a Clusone poteva ospitare la pista di atletica un campionato nazionale, questo perché ci potrebbero essere tanti atleti che vengono anche da tante parti del territorio della nostra nazione e anche alcuni diciamo responsabili della FIDAL e per cui con l'occasione noi faremo una inaugurazione, un'intitolazione, diciamo elencando anche cosa ha fatto con l'Olimpia Vittorio Lazzarini per il nostro territorio, che io ripeto lo ringrazio perché ha fatto veramente tanto per i giovani della nostra zona. Tra l'altro, sull'impianto sono stati fatti recentemente anche degli interventi e altri sono in arrivo. Sì, allora sono stati degli interventi migliorativi, abbiamo rifatto la pista. È una cosa molto importante e abbiamo anche cambiato tutti gli attrezzi perché per essere omologata la pista devono esserci anche degli attrezzi che sono omologati. Per cui abbiamo speso 400-500 mila euro e adesso stiamo cercando a bilancio di inserire 60-70 mila euro per cercare di fare degli interventi migliorativi per quanto riguarda gli spogliatoi.